Naomi Campbell si è sposata. Cosa sappiamo del suo attuale marito? Lui è molto più giovane di lei. Ecco chi è. Naomi Campbell si è sposata con Mohamed Al-Turki, che oggi è ufficialmente suo marito. Ma cosa sappiamo di lui? Le indiscrezioni sono emerse grazie a Novella 2000, che ha sottolineato che la modella si sia unita in matrimonio al compagno Mohamed a bordo di un bellissimo yacht. La rivista di Roberto Alessi ha assicurato che il pettegolezzo sia vero e che le informazioni sono arrivate tramite una persona vicina alla coppia. Su Instagram, nel frattempo, arrivano le foto di Naomi insieme a suo marito. Le nozze fra la Campbell e Mohamed Al-Turki si sono svolte in gran segreto, appunto a bordo di una barca extra lusso che si trovava al largo di Dubai. La fonte raggiunta da Novella 2000 ha inoltre raccontato che il look dei due sposi ha fatto grande scalpore. La top model avrebbe indossato un abito di Dolce & Gabbana in pizzo nero, mentre lui uno smoking bianco, decisamente più estivo. Naomi Campbell e l'attuale marito si passano diversi anni di età e la loro relazione è emersa a livello internazionale solo qualche mese fa, quando entrambi hanno iniziato a mostrarsi sui social insieme dedicandosi dolci parole d'amore. Naomi Campbell si è sposata. Lo yacht sul quale Naomi Campbell ha deciso di dire il fatidico sì all'attuale marito Mohamed è decisamente fuori dalla portata di tasche ordinarie. Per una sola giornata a bordo, infatti, sono previsti ben 22.000 euro di affitto. A quanto pare, comunque, alla cerimonia di nozze avrebbero partecipato solo pochissimi invitati. Fra questi anche i due figli della modella, nati fra il 2021 e il 2023 tramite maternità surrogata. Al momento, comunque, né Naomi, né il marito hanno confermato o smentito la notizia circa il loro matrimonio segreto. Sarà vero? Chissà, chi è il marito Mohamed Al-Turki? Mohamed Al-Turki non è solamente l'attuale marito di Naomi Campbell, ma anche un produttore cinematografico di 38 anni. Lui è originario dell'Arabia Saudita. In passato è stato premiato diverse volte a Hollywood per i film Arbitrage, Ons e Crisis. Oggi, inoltre, è anche il CEO della Red Sea Film Foundation e nel 2022 è stato eletto Uomo dell'Anno da GQ Middle East.